Ma invece l'approccio ha determinato poi il seguito della partita, perché avremmo dovuto iniziarla meglio di come abbiamo fatto, perché abbiamo permesso agli avversari di sbloccare il risultato e poi la partita è diventata più complicata perché hanno pensato soprattutto a difendersi e a portare a casa con tutte le armi che avevano a disposizione questo risultato per loro importantissimo e che sarebbe stato altrettanto importante che per noi, che purtroppo abbiamo lasciato su questo campo. Mister, si dice in genere squadra che vince non si cambia, lei ha fatto un cambio obbligato fuori Bascia e poi la scelta di Tejo per Iocolano è stata una scelta tecnica? Ma volevo dare continuità alla formazione, però ovviamente avevo tanti ragazzi dentro che non avevano giocato molte partite, avevamo giocato pochi giorni fa e ho rimesso dentro un giocatore fresco con energia che sicuramente era in grado di fare tutta la gara, però indipendentemente dagli interpreti credo che abbiamo sbagliato nella fase iniziale e poi abbiamo provato a riprenderla. Nel primo tempo siamo stati un po' lenti nel girare la palla, nonostante questo credo che abbiamo creato qualche occasione per rimetterla in piedi e poi nella ripresa abbiamo provato a trovare questo pareggio, insomma, anche con qualche calcio piazzato, con qualche mischia, però insomma, più passavano i minuti e più gli avversari prendevano coraggio e quindi è diventata sempre più difficile. Come si è spiegato questo approccio diverso alla partita rispetto a quanto visto contro il Brescia? Gli avversari sono partiti forte, ci sono stati due e mezzi episodi, tra virgolette falli, che l'arbitro avrebbe potuto sanzionare e non ha fatto, e quindi su questa onda di entusiasmo sono andati avanti. Al primo corner ci hanno sorpreso al limite dell'area ed è un peccato perché poi poco dopo anche noi abbiamo avuto un'occasione su corner per poter calciare come hanno fatto loro, però non siamo stati lucidi come hanno fatto loro a mettere la palla dentro. E dopo questo inizio poi abbiamo preso il possesso del gioco e abbiamo provato a creare delle occasioni, qualcuno ci siamo riusciti a farla e non siamo stati bravissimi a finalizzare, peccato perché avremmo voluto dare continuità ai nostri risultati, non ci siamo riusciti e guardiamo avanti provando a fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Con l'Ascoli con 8 uomini negli ultimi 30 metri dove dovevate colpire di più, forse sugli esterni? Non è facile perché erano anche qualcuno in più, perché hanno difeso con tutta la squadra, un risultato per loro importantissimo, sarebbe stato importantissimo anche per noi, peccato non esserci riusciti, complimenti agli avversari che invece hanno avuto la meglio. Mister, tema che questa sconfitta possa un po' compromettere la corsa al secondo posto, quindi alla promozione diretta? Io non ho mai parlato né di primo né di secondo né di decimo, insomma noi andiamo avanti, il campionato è lungo. Ovviamente voi quando vinciamo una partita guardate su, quando la perdiamo guardate giù, io guardo sempre dove siamo e analizzo le prestazioni e oggi avremmo potuto iniziarla meglio, l'abbiamo giocata discretamente anche se ci voleva quel pizzico di maturità in più che oggi sicuramente ci è mancata.